Quest'anno, più che mai, occorre dare un segnale di speranza alle donne. Con la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo abbiamo voluto celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che ricorre ogni 25 novembre, attraverso la realizzazione di un corto che narra una storia vera di una donna vissuta per anni tra le violenze perpetrate da un marito orco, ma che alla fine trova la capacità e la forza di reagire per cominciare una nuova vita con i suoi 3 figli, a testimoniare la forza delle donne e la loro resilienza e la rinascita. È un messaggio positivo quello che vogliamo trasmettere, soprattutto in questo momento in cui purtroppo a causa della pandemia la violenza sulle donne è molto aumentata rispetto al passato, proprio a causa della convivenza forzata con uomini violenti. Ed è per questo motivo che invitiamo le donne ad avere coraggio e a reagire denunciando le violenze e affidandosi alle istituzioni. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa ed in particolare la protagonista di questa storia, Tiziana Di Ruscio. Per i primi mesi scorreva tutto abbastanza bene, anche se nella mia testa sentivo dei campanelli che ora chiamo così e che allora non mi sapevo spiegare, li sentivo soltanto. Quando eravamo insieme dovevo evitare di salutare chiunque incontrassi, soprattutto se si trattava di un ragazzo. Mi impediva di guidare la macchina, uscivo soltanto quando c'era lui e con lui. La sera, dopo che era stato a cena a casa mia, avevo preso l'abitudine di riaccompagnarlo alla macchina per salutarci. Ma quella sera non è stata come tante, perché io non la dimenticherò mai. Arrivati al portone, mentre ci salutavamo col solito bacio, lui ha cominciato a toccarmi più intimamente, mentre io cercavo di fermarlo.